nuovo prefetto di Cremona al debutto alla Festa del Torrone, ieri alla cena di gala, è entrato in pieno clima cremonese. Assolutamente sì, e mi fa anche molto piacere, nel senso che partecipare a questi momenti che sono fondamentali per la città, importanti sia per i cittadini che per l'economia, credo sia un dovere da parte del rappresentante dello Stato. Una città che negli ultimi tempi è balzata agli onori delle cronache per i problemi di sicurezza proprio nel centro storico, qualche accorgimento maggiore in questi giorni di festa? Assolutamente sì, io sono arrivato da un mese e ci siamo trovati di fronte a qualche episodio, diciamo, spiacevole. Negli ultimi periodi l'intensificazione dei servizi penso sia stata evidente per i cittadini, ma io rimango convinto del fatto che l'occupazione degli spazi, come la Fiera del Torrone farà, è fondamentale per fare in modo che altri non occupino il territorio. Massimo Rivoltini, alla Festa del Torrone, siamo in asse di partenza, cosa ci aspettiamo da questa edizione del 2024? Allora, ci aspettiamo ancora di più di quella eccezionale del 2023, gli eventi sono tantissimi, pensavamo di far fatica a riempire ancora 7 giorni dopo 27 anni, in realtà abbiamo dovuto già tenere nel cassetto quelli per l'anno prossimo, ne avremo ancora di più. No, oggi il tempo ci aiuta, sarà una manifestazione di popolo come al solito, una bella manifestazione, fra l'altro una cosa importante a livello mediatico, la Festa del Torrone sta andando sempre più avanti, sta prendendo consensi, quindi sicuramente porterà gente alla Festa del Torrone, porterà gente a Cremona, a vedere Cremona, a visitare Cremona. Cappotto scaramantico indossato, anni? Vintage? 17. 17 anni, ma non siamo superstiziosi, 27esima edizione della Festa del Torrone, Pellicciardi SGP Eventi, che cosa ci attende? Beh, ci attende una manifestazione importante anche quest'anno con nomi e testimonial di primissimo piano, da Carlo Cracco a Damiano Carrara, dal vincitore di Back Off Italia, il premio ad Antonio Cabrini, solo per citarne alcuni, e poi gli eventi un po' plus della festa, l'evocazione storica del matrimonio, e il treno del Torrone, lo spettacolo finale e anche iniziative pop. Ad esempio quest'anno ci sarà il provolone tutto di Torrone realizzato dall'azienda dolciaria Rivoltini per celebrare un altro dei prodotti iconici del territorio cremonese, e poi un'installazione unica nel suo genere, uno strumento musicale particolare, una sorta di pianola i cui tasti sono dei torroni che grazie a dei particolari sensori diventano dei tasti musicali capaci di suonare melodie di qualsiasi tipo. Domanda, come dire, dopo 27 anni la festa è ancora molto vivace, sa ancora attrarre l'attenzione di migliaia di visitatori, qual è il segreto? Beh, il segreto è cercare di creare un palinsesto, un programma sempre molto attrattivo e presentare un mix sapiente fra conferme che sono attese, e gli eventi plus della festa, cioè la rievocazione storica, lo spettacolo finale, e cercare ogni anno di creare iniziative ed eventi attrattivi per avere un risalto sia mediatico sia, insomma, essere così, diventare interessanti per il pubblico che potrebbe venire alla manifestazione. Andrea Virgilio alla prima Festa del Torrone, ma come sindaco, perché le altre le hai vissute da vice. Esatto, le ho vissute da vice e soprattutto come cittadino che apprezza questa bellissima iniziativa che porta tante persone all'interno della città e soprattutto che valorizza le nostre eccellenze produttive. Penso che la cosa importante di iniziative come queste sia quella di valorizzare le imprese, gli imprenditori, le persone che scommettono, che investono, che tengono botta anche di fronte alle difficoltà che ci sono, e dietro le imprese ci sono queste persone, ci sono i lavoratori, ci sono le famiglie, c'è un indotto, e l'obiettivo di questa festa è di dare atto di questo lavoro molto importante e nello stesso tempo anche quello di valorizzare questa città, perché i visitatori hanno la possibilità di passeggiare per gli stand, di vedere le produzioni locali, le produzioni da altri contesti, ma anche di apprezzare le potenzialità attrattive di Cremona. Amministratore delegato del gruppo Sperlari alla Festa del Torrone con famiglia, cosa ci aspetta in questa edizione? Ma una bellissima settimana di eventi, di festa e di tanta gioia, quindi godiamoci tutti la Festa del Torrone. Le attività di Sperlari anticipano il Natale, in che modo?
Ma in realtà ci sono diverse attività, da degustazioni a momenti di personalizzazione del torroncino, al nostro trenino molto famoso qui a Cremona che fa fare il giro della città. Quindi siamo qui tutti per festeggiare con gioia la festa del torrone. Consigliere Ventura, festa del torrone, l'importanza di questa iniziativa. Oggi pomeriggio arriverà il presidente Fontana, la regione al fianco di festa del torrone. Regione sempre al fianco di queste manifestazioni importanti, queste manifestazioni che sviluppano il territorio, danno visibilità al territorio e soprattutto quelli che sono i nostri prodotti caratteristici del territorio. Noi siamo una filiera agroalimentare molto importante e il torrone, così come il salame, sono due caratteristiche proprio di Cremona, per cui è una festa che ha un successo enorme, organizzata sempre meglio, con un sacco di eventi, per cui è una grande visibilità e una grandissima opportunità per la città. Nicoletta Ferrari, preside dell'Einaudi, una presenza fissa in tutte le manifestazioni enogastronomiche del territorio. Quanto è importante per una scuola avere questi legami e dare l'opportunità ai ragazzi di mettersi alla prova in eventi come questi? I legami sono fondamentali perché i nostri ragazzi devono sperimentare la territorialità e mettono in campo delle competenze che hanno acquisito in ambito scolastico, e queste competenze migliorano sempre di più. Devo ringraziare veramente l'opportunità che il territorio, l'SGP Eventi e tutte le varie organizzazioni ci danno, ci hanno sempre dato.